dottore, qual è il futuro delle cellule staminali applicate all'oftalmologia? Il futuro è di due tipi. Da una parte abbiamo già consolidato importanti risultati, successi nel trattamento di patologie che compromettono un occhio. Ecco, dobbiamo applicare gli stessi risultati in patologie che tolgono la vista completamente perché compromettono la funzione di entrambi gli occhi, quindi andare dal monolaterale al bilaterale. Dall'altra abbiamo l'importante sfida delle malattie retiniche, malattie della retina come la degenerazione maculare legata all'età e il glaucoma, sono malattie che rappresentano una sfida perché le terapie cellulari richiedono di ricostruire porzioni del sistema nervoso centrale e questo è molto difficile. In Italia la ricerca è a buon punto, è pari agli altri paesi, ad esempio so che in Giappone è stato addirittura creato un occhio artificiale, parliamo però sempre di sperimentazioni sugli animali. Ecco, rispetto agli altri paesi, che cosa sta succedendo in Italia? Ci sono dei grossi limiti per la ricerca? So che si investe poco, quindi questo sicuramente è un altro handicap. Sì, ecco, non sottolineerò quello che lei ha detto e che è già patrimonio di tutti. Dal punto di vista dell'oftalmologia possiamo dividere le malattie in due grandi settori, le malattie della parte anteriore dell'occhio e le malattie della parte posteriore, quindi della retina e del nervo ottico. Nella parte anteriore dell'occhio l'Italia è pioniere, cioè le più importanti scoperte di medicina rigenerativa e terapia cellulare sono patrimonio italiano. Siamo probabilmente un po' più in ritardo in quello che riguarda gli studi sulla rigenerazione e sulla possibilità di guarire le malattie della retina.